90.000 test sierologici per il coronavirus arrivati in tutta la Toscana. I kit sono stati già infatti consegnati alle aziende sanitarie del territorio per dare avvio allo screening di massa annunciato dal governatore Enrico Rossi. La priorità ovviamente andrà alle persone maggiormente esposte al rischio contagio da Covid-19 e dunque tutte quelle persone che lavorano in ambito sanitario. Gli esami sierologici sono dei test che indagano sulla reazione dell'individuo all'agente che provoca il Covid-19, la patologia influenzale grave che caratterizza questa epidemia. È ovvio che il test indaga proprio questa reazione, che è costituita da due parti, con la produzione di anticorpi diciamo precoci che non rappresentano la memoria di reazione dell'organismo nel futuro, ma è preliminare, e sono gli anticorpi IgA e IgM che poi saranno sostituiti dalle immunoglobuline G o IgG, chiamate IgG, che poi rappresenteranno la memoria permanente dell'individuo e quindi l'ipotetica difesa a questo virus permanente. Non abbiamo ancora evidenze di come questa difesa si assesta, in quali tempi si assesta, perché questo virus è nuovo, lo diciamo tutti, e stiamo osservando e costruendo le evidenze per poi cominciare a costruire una strategia che ci permetta di affrontare questa epidemia nel migliore dei modi. Ormai il tampone lo conosciamo purtroppo tutti bene. Quali sono le principali differenze tra test sierologico e tampone e cosa evidenziano di diverso? Sì. Sono due esami che in qualche modo si complementano, perché uno è alla ricerca del virus che causa la malattia e l'altro ricerca la reazione dell'individuo, quindi quei meccanismi che si instaurano al momento in cui comincia la reazione e la sintomatologia. L'obiettivo è quello dello screening di massa, 500 i test che verranno effettuati in tutta la regione toscana, ma si parte da chi è più esposto, dai sanitari? Sì, si parte dai sanitari, che sono quelli che poi possono essere gli untori di questa patologia, soprattutto perché si rivolge alla sanità per risolvere i problemi dell'epidemia. È ovvio che avere una sicurezza di immunità all'interno del nostro sistema sanitario ci garantisce da una maggiore diffusione della malattia. Non solo, ma ci permette di garantire che chi si rivolge all'ospedale chiaramente ha una garanzia di non essere infettato a sua volta. È ovvio che diciamo che la prossima fase sarà quella di attestare quanto è stata diffusa questa infezione in tutta la popolazione toscana.